Raga, mi hanno buttato fuori. Amici di Food Napoli, questa volta vi regalo una chicca assurda. Da pochissimi giorni a Caserta ha aperto un nuovo sushi all you can eat, che secondo me è il più bello d'Italia. Siamo da Miku Sushi a Caserta, venite con me. Raga, meglio della Red Bull, questo posto mi mette le ali. C'è anche il mio fidanzato e stasera ci spaccheremo di sushi. Allora, ho appena fatto la mia mega ordinazione e secondo me non si dimenticheranno facilmente della sottoscritta. Vi ricordo che la formula all you can eat di Miku Sushi è 17,90€ a pranzo e 27,90€ a cena. Raga, sono appena arrivate crudi, ma guardate che presentazione. Non l'ho vista quasi mai nel all you can eat. Qui abbiamo il sashimi, qui del carpaccio, qui una tartare, questi sembrano degli involtini di branzino. Bando alle ciance, iniziamo. Togliamo un pochettino di decorazioni. Iniziamo. Abbiamo finito. Togliamolo. Finiti i primi crudi, davvero ottimi. Guardate che bella. Ragazzi, questa tartare era spettacolare. Era su una base di riso nero e c'era una salsina agli agrumi che era la fine del mondo. Involtino di branzino. Carpaccio di salmone, altro carpaccio. La differenza fra il precedente e questo è che quello di prima aveva la salsa di soia, qui abbiamo una salsina agli agrumi e c'è anche del Philadelphia. Ultimo piatto di questo primo step, raga, questo è buonissimo. C'era la sapidità del prosciutto che si sposava da Dio col sapore del gambero e la sua croccantezza. Aspettiamo le altre portate. Ecco il secondo step. Qui abbiamo dei tramezzini di alga con gamberi, involtino di salmone con verdure in tempura. Guardate che bell'impiattamento. Poi io il gambero rosso non l'avevo mai visto in un all you can eat, né nemmeno la burrata che c'è alla base. Gamberetti in pasta kataifi. Raga, io non so che cosa c'è qua dentro, sembra la lampada di Aladino. Vediamo un poco. E che cos'è? Una sorta di tagine con gamberetti e verdure, sostanzialmente. Che carino. Ragazzi, io non so come si chiama questo, però l'ultima volta l'ho visto in un episodio di Naruto. Bao XXL con mango sfilacciato. Proseguiamo con... Allora, c'è della pasta pillo e all'interno del lugo che ci sia tartare. Lo scopriremo. Sopra c'è anche il frutto della passione. Ravioli alla piastra. Gamberetti con verdure. E ora aspettiamo il resto. Raga, non so quante portate sono arrivata. Raga, non so a quanti piatti sono arrivata. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Continuiamo con questo bel riso. Ragazzi, io non so che cosa sia questo, lo scopriremo. Se qualcuno sa il nome preciso, lo scrive sempre nei commenti. Ravioli di gamberi al vapore. Ci sono degli altri ravioli, ma guardate che carini, come sono colorati. Finito anche questo, adesso aspettiamo le ultime portate. Raga, ma avete mai visto il cazzo bushi che si muove? Andiamo. Ragazzi, anche questi buonissimi. Raga, abbiamo finito il cazzo bush. Ragazzi, guardate quant'è puccioso, carino e bellino il sushi rosa. È la prima volta che lo vedo. Ragazzi, guardate come sempre la superba presentazione. Pasta kataifi, qui abbiamo del surimi e del tartufo. Nigiri al tonno, questi simili a quelli di prima. Ultimissimo piatto. Raga, in realtà avevo dimenticato di aver ordinato anche questi gamberoni in tempura. Ragazzi, io teoricamente avrei dovuto finire, ma in realtà mi ha riaperto lo stomaco questa tempura. Io ordino un altro piattino e poi sono a posto. Ragazzi, ottima notizia per tutti voi. Chi indovinerà quanti piatti ho mangiato riceverà un bel regalo della sottoscritta. Una bottiglia di champagne prodotta direttamente dal dottor Bauer. Che l'ha comandata? Tutto bene, ti ringrazio, però
avrei ancora un leggero appetito, ma me la porteresti una barchettina con una cinquantina di pezzi di sushi? Certo, vieni con me, vieni con me. Dove mi sta portando questo? Regà, mi hanno buttato fuori. Doveva succedere. Però in compenso ho mangiato bene. Ci vediamo al prossimo video.